A parte gli sfondamenti laterali del coro, la struttura è ancora quella della fine del XVI secolo e stilisticamente si stacca nettamente dalla navata. Le fastose decorazioni della volta risaltano per cromatismo ed effetti scenici. Sopra le finte architetture di Pietro Antonio Pozzi prorompe un tripudio di angeli e santi, la gloria del paradiso, per mano del cuneese Alessandro Trono. Nei pennacchi sono raffigurati i quattro evangelisti con i loro simboli. Opera di Giovanni Antonio Molineri, portano nel 1628 nella nostra zona il vento nuovo delle esperienze romane dell'autore. La corposità delle figure, il panneggio dei vestiti, il gesto vigoroso richiamano lezioni caravaggesche e superano definitivamente la stagione della pittura gotica che fino a pochi decenni prima aveva dilagato in tante nostre chiese e cappelle.